Buongiorno e benvenuti. Questa settimana Morningstar.it la dedica interamente agli investimenti tematici e quando si parla di investimenti tematici non si può parlare di Pictet, primo player europeo in termini di masse gestite e anche in termini di numero proprio di strategie tematiche offerte. Sono Valerio Baselli e oggi ho il piacere di trovarmi in collegamento con Andrea Picci di appunto Pictet Asset Management. Andrea, ben trovato e grazie. Ciao Valerio, buongiorno a tutti. Dunque, quest'oggi Andrea, tratteremo una tematica in particolare, che è quella della nutrizione, quella del futuro del cibo, il futuro del settore alimentare, che ovviamente non riguarda solo ciò che abbiamo nel piatto, ma che tocca tutta una serie di settori connessi, la logistica, la grande distribuzione, i trasporti, l'agricoltura, eccetera. In questo senso, quali sono le grandi sfide, che attendono il settore alimentare nei prossimi 10 anni? Cioè, quali sono le evoluzioni che dobbiamo aspettarci? Ecco, per prima cosa hai detto molto bene tu, non è una questione di cibo, è una questione di filiera alimentare, from farm to fork, come si dice, cioè dal campo agricolo direttamente alla tavola. Siamo alle soglie di una grande rivoluzione alimentare. Guardando ai prossimi 10 anni, le sfide che il campo della sostenibilità a livello di nutrizione deve sostenere sono tante, ma tre sono le principali. La prima è che sul pianeta siamo 8 miliardi, saremo 10 miliardi nel 2050 e la sfida è mettere a disposizione cibo per l'enorme quantità di persone che siamo su questo pianeta, gravando sempre di meno sulle risorse che il pianeta ci mette a disposizione. Il secondo tema è un tema di emissioni, e cioè un terzo di tutte le emissioni di gas serra a livello globale vengono prodotte proprio dalla filiera alimentare. Quindi produrre per più persone, gravando di meno sulle risorse e con meno emissioni. Il terzo tema è un tema legato alla salute. Infatti la malnutrizione è una delle principali cause di malattie al mondo. Troppi grassi, troppo sodio, troppo cibo industrializzato. E in alcuni paesi alcune malattie, come alcune forme di tumore, malattie cardiovascolari o l'obesità, sono strategiche per gli stati. E quindi le tre sfide principali sono di fatto riassumibili in cibo più sostenibile per il pianeta, ma anche per la salute dell'uomo. La pandemia, di Covid prima e la guerra in Ucraina, poi hanno evidenziato, come le filiere mondiali del cibo siano fragili, lo abbiamo visto tutti. C'è l'esempio del grano, ovviamente, proprio in questi giorni. In che modo si dovrebbe gestire questo aspetto? E, vedete un cambiamento, proprio un cambiamento di direzione, in risposta a questi eventi? Beh, complessivamente si stima che la guerra che ha portato e sta portando carenza di cereali, di grano e di fertilizzanti cancellerà i progressi che erano stati fatti in 10 anni nel sistema di sicurezza alimentare, dove per sicurezza alimentare si intende accesso al cibo. È probabile infatti che sempre un maggior numero di persone che abitano nell'Asia meridionale o nell'Africa arriveranno a spendere addirittura quasi il 20% del loro reddito in spesa alimentare. La verità però è che non è né colpa del Covid né colpa della guerra, questi sono fenomeni che hanno aggravato una filiera alimentare che era già poco sostenibile prima. Tieni conto che un terzo di tutto il cibo che viene prodotto ogni anno ad utilizzo umano veniva sprecato anche prima della guerra, anche prima del Covid, quindi era una filiera inefficiente già prima. Tra le principali cose che possono essere fatte per mettersi al riparo dalle filiere produttive globali e dalla dipendenza dai grandi produttori, un esempio che mi viene in mente è quello del vertical farming, che consente di fare agricoltura in ambiente protetto, di avvicinare la campagna verso le città, quindi di avere delle filiere più corte, di utilizzare meno territorio e addirittura fino al 90% in meno d'acqua. Questo è uno dei tanti esempi che piano piano vedremo svilupparsi proprio per mettersi al riparo da futuri rischi geopolitici. Ecco, voi avete un fondo, il Pictet Nutrition, esposto proprio alla tematica nutrizionale e alimentare. Che tipo di aziende ci sono in portafoglio e come le scegliete? Ecco, il Pictet Nutrition è partito nel lontano 2007, a testimonianza ancora una volta della lungimiranza di Pictet, che attraverso lo studio dei megatrend riesce a capire 15-20 anni prima dove il mondo sarà e lanciare le strategie di investimento per tempo. La selezione dei titoli viene fatta secondo criteri ovviamente finanziari da un lato, ma anche strettamente legati alla sostenibilità. Infatti il Pictet Nutrition è un fondo articolo 9, secondo la classificazione SFDR, quindi la pagella massima possibile in termini di sostenibilità, ed è un fondo considerato a impatto, cioè investe in aziende che hanno un impatto positivo sul pianeta.
Per fare un esempio di uno dei settori in cui investiamo, come ho detto prima, investiamo lungo tutta la filiera alimentare, ma ad esempio l'agricoltura, che è uno dei settori più antichi del mondo, è oggi tra quelli maggiormente investiti dall'innovazione. Oggi si fa agricoltura con i satelliti, con il digitale, con i big data, con l'intelligenza artificiale. Ad esempio vengono inseriti dei sensori nel campo agricolo che studia lo stato di salute del terreno, perché il terreno ha bisogno di tempo per rigenerarsi e quindi io non posso continuare a seminare, altrimenti comprometterò la possibilità che quel terreno dia un raccolto anche alla generazione successiva. E quindi questi sensori che studiano lo stato di salute del terreno e dialogano con i satelliti consentono di mappare il territorio e di rendere quindi più efficiente il campo agricolo. Questa è una delle tante innovazioni che sta investendo un settore antico come quello dell'agricoltura. Proprio perché è un settore ad alto tasso di innovazione, quali sono i principali rischi che queste aziende poi dovranno affrontare nei prossimi anni? I rischi sono un po' i rischi tipici di chi sta sui mercati finanziari da un lato e quindi la crescita dell'economia, un'eventuale recessione, le politiche delle banche centrali. Ma andando più ristretto, no, nel settore che stiamo trattando, certamente un tema è quello regolamentare. E da questo punto di vista è un rischio, ma per molte aziende è anche un'opportunità. Si andrà incontro a una regolamentazione sempre più stringente e in questo senso il tema dei controlli e delle certificazioni giocherà un ruolo estremamente importante. Il secondo tema e la seconda rischio da un lato, ma come sempre poi sfida dall'altro, è quello di assecondare o addirittura anticipare il comportamento dei consumatori che sono sempre più attenti alla filiera, attenti alla composizione degli alimenti, e il Covid ha ulteriormente accelerato questo processo, in quanto il Covid ha posto un faro molto forte sulla salute. Un altro tema è certamente quello dell'innovazione, lo hai detto tu, l'uomo è la causa della situazione in cui ci troviamo, ma l'uomo è anche la soluzione e quindi solo alla continua capacità dell'uomo di innovare saremo in grado di uscire da questa situazione difficile in termini di sostenibilità della filiera alimentare. E l'ultimo tema è un tema che fino a poco tempo fa magari era meno nei radar, ma oggi lo è molto, che è il tema dei rischi geopolitici e ovviamente la guerra alle porte dell'Europa è solo l'ultimo di questi esempi. Grazie ancora ad Andrea Picci. Per Morningstar, Valerio Baselli. Alla prossima.